Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti i miei carissimi, io sono Jul e oggi siamo tornati con la terza parte della Nuzlocke Challenge a Pokémon Platino. Nella scorsa parte ne sono successe un po' di tutti i colorini, adesso do un'occhiata ai miei Pokémon che ricordo essere Gau, Scyther, Myrrh e Leviathan. Vado a darmi una curatina, dopodiché proseguiamo con l'avventura perché abbiamo ancora parte di Giubilopoli da esplorare e poi dobbiamo iniziare ad avanzare perché Mineropoli e la prima palestra ci aspettano. Vi ripeto di nuovo perché questo valeva per le scorse due parti e questa non è eccezione, che devo ancora iniziare a caricare questa serie sul canale. Lo so, è strano. Non mi sono mai ritrovata a registrare così tanti episodi prima di caricare il primo, ma ho veramente paura di non essere costante, ragazzi. È una paura che ho, ma spero vivamente che sia solo una mia impressione, perché comunque adesso il tempo ce l'ho, il lavoro, lavorando io a scuola, è finito, non ho le maturità da fare, per cui il lavoro non dovrebbe essere un problema. E motivo per il quale, infatti, abbiamo ottenuto un rapido artigli, motivo per il quale sto registrando di sera. È una cosa abbastanza rara, ma sapete cosa? Ho finito di lavorare presto. Oggi è stata una giornata piena di impegni, ma che sono riuscita a smaltire prima del previsto. È sera, c'è una bella arietta, posso evitare di usare il condizionatore. Sapete cosa? Io registro la Nuzlocke Challenge. Non avevo previsto di registrarla, ma è questo secondo me il bello di questa serie che vi sto proponendo. E questo è il motivo per cui ho veramente una bella sensazione. I have lots of good vibes, come si direbbe in inglese, no? Perché io ho proprio voglia di giocarci come avrei voglia di giocare a un qualsiasi altro videogame fuori dalle telecamere, diciamo, fuori dalla registrazione. E questo secondo me è un ottimo segno, perché vuol dire che mi sto divertendo. E quando un creator si diverte a proporvi un let's play, fidatevi che si sente sul let's play, che la cosa è molto frizzante, molto divertente, e questo è quello che sto provando io facendo questa Nuzlocke. Per cui non ho ancora avuto modo di leggere i vostri eventuali commenti, eccetera, eccetera. Già sapete, insomma, ve ne ho già parlato nella scorsa parte. Ah, direi che possiamo procedere per Giubilopoli intanto. Per uscire da Giubilopoli. Per cui portate pazienza se non mi sentirete ancora rispondere a ciò che mi avete chiesto. Magari in questo momento mi avete già fatto dei commenti costruttivi ai quali io non posso ancora rispondere. Insomma, portate pazienza. Dalla prossima parte in poi metterò tutto online, inizierò a pubblicare gli episodi. Penso di fare a cadenza fissa bisettimanale con uno special nel weekend quando ho tempo. Adesso vedremo, in ogni caso commentate, ditemi pure se avete dei consigli, qualsiasi cosa, perché leggo e vi rispondo appena posso. Qui intanto facciamoci un po' di incontri, un po' di combattimenti, un po' di sfide Pokémon, dopodiché abbiamo la cattura per il percorso 204. Oh, un allenatore un po' deboluccio, vuoi lottare? Sì che Scyther deve farsi le ossa, certo che sì. Intanto mi sto tenendo su un post-it tutti i percorsi in cui faccio la cattura, così non baro. Questo sarà, diciamo, una costante. Allora, Shinx al 7 contro Scyther, anche no. Vai dentro Gau. Per cui sì, nel caso in cui dovessi sbagliare, chiaramente fatemelo notare e correggerò depositando un eventuale Pokémon non catturato regolarmente. Ma spero che non succeda. Spero vivamente che non succeda. E basta, i chiacchiericci sono terminati. Sto cercando di ridurli abbastanza all'osso. Siamo proprio in vena di brutti colpi, in sti giorni. Bravi, bravi, cari, bravi. Non contro i Pokémon selvatici, però. Per cui, basta. Non vedo l'ora di registrare la prossima parte, perché la registrerò dopo aver già avuto i vostri feedback, per scoprire se questa idea vi può piacere o meno. Battiamo anche questo bulletto. Dai, battiamo anche questo bulletto. Apro anche una breve parentesi. Anche se ne ho già parlato in un video precedente e ho anche realizzato un post nella funzione community di YouTube, ci tengo a specificarlo di nuovo, lo farò in 2 minuti massimo. Gli altri due let's play che stavo portando avanti sul canale, ovvero Spyro, la Remastered e Radiant Dawn, Fire Emblem Radiant Dawn, sono stati sospesi per mia mancanza di tempo e per troppo lavoro. Questo let's play è tutta un'altra cosa rispetto agli altri due, perché registrare una Nuzlocke Challenge da computer mi porta via la metà della metà di tempo rispetto a che fare editing, controllo qualità, sistemazione audio di un file preso da un gioco Wii, piuttosto che, ancora più lungo il procedimento, una registrazione fatta tramite PlayStation 4. Per cui
non è che questa serie rende le altre, gli altri due let's play che ho interrotto di nuovo, possibili sul canale. No, quelli li ho interrotti perché fino a quando non avrò un ritmo lavorativo più stabile, non penso di riuscire a perdere ore intere, si parla di più di 3 ore a parte, per dei let's play così impegnativi. È una cosa che ci si può permettere quando si lavora con YouTube. E non è questo il mio caso. Per cui, per ora, accontentatevi tra molte virgolette, perché io ci sto comunque mettendo molto impegno per questa Nuzlocke. Non so se vi piace anche la grafichina, l'ho fatta tutta io. Sono un po' migliorata con le grafiche, ditemi di sì. E niente, mi spiace per gli altri let's play. Radiant Dawn voglio comunque provare a riportarlo, adesso vedremo con l'estate più inoltrata, per giugno sicuramente no, ma per ora godiamoci insieme la Nuzlocke. Basta, sono già 6 minuti, finiamola con i ciancericci e ora occupiamoci della cattura del percorso 202. Setzer, io mi fido di te, e forse sbaglio, ma mi fido di te. Rimani in prima linea, le Pokéball le abbiamo, vero? Dovremmo averne 6 o 7, 7, vanno bene. Vediamo chi ci capita, ragazzi. Vediamo chi ci capi... Ma no! Ci capita un incontro! Non l'avevo previsto. Questo non l'avevo previsto. Mi ha fatto il trappolone questa signorina. Susanna, tu e il tuo Badiou. Oh, Badiou sarebbe veramente un bel Pokémon. Ah, tra l'altro siamo al tramonto. Perché, come già detto, sto registrando di sera. Sono quasi le 7. Chissà se, se dovessero uscire altri Pokémon. Non mi sto assolutamente guardando i Pokémon catturabili nel percorso. Voglio proprio vivermi l'esperienza al 100%. Per cui vediamo. Qui intanto battiamo Badiou. Badiou lo usai nella mia primissima run a Pokémon Perla. Ero in prima superiore. E mi ricordo che diventai matta per farlo evolvere in Roselia. Non voleva evolvere. Attacco d'ala. Yes, Setzer. Yes, Setzer, tiriamole queste cartine. Tiriamole queste carte da gioco. Ok, è ora di cercare però un nuovo Pokémon da aggiungere alla squadra. E sarà... sarà Whirlpool femmina. Aiutissimo. Non so se allenerò Whirlpool. Più che altro Whirlpool mi causa un grosso problema, ragazzi. Io non posso sapere se diventerà Beautifly o se diventerà Dustox. Per cui come faccio col soprannome? Vabbè, poniamoci questi problemi nel caso in cui Setzer decida di non crittarlo a sangue. Setzer delicato, come tratteresti una donna? Bravo, così si trattano le donne. Con grande delicatezza e rispetto, Setzer. Abbiamo imparato. Pigliamoci sto Wurmple, ce l'ho fatta. 200 anni di studio dell'inglese e ancora non si riesce a pronunciare Wurmple. Ottimo lavoro. Oh, con le catture però sono forte, nel senso qua, dal momento in cui tiro la sfera, poi indebolire i Pokémon è un altro discorso. E Whirlpool è nostro! I dati di Whirlpool sono stati inseriti nel Pokédex. Whirlpool, Pokémon Baco, viene spesso attaccato dai Pokémon Uccello. Si difende mettendo veleno dagli aculei che ha sulla coda. Questo soprannome sarà un delirio, ragazzi. Vi dico subito che stoppo e mi prenderò 10 minuti per consultarmi col gatto, col condizionatore e con la lampada. Perché qui bisogna trovare un soprannome efficace. Ho il soprannome, miei cari. Allora, il soprannome viene da un altro spirito d'evocazione. Quindi dopo Leviathan usiamo subito un'altra di queste mistiche creature. E si parla nello specifico delle Magus Sisters. Magus Sisters, io vi cito Final Fantasy X perché è il Final Fantasy dove hanno... l'apparizione più iconica, dove sono più belle, più appariscenti, sono appunto un Esper che è possibile evocare tramite Yuna, ma il gioco di debutto delle tre sorelline sarebbe Final Fantasy IV, dove sono un boss. In Final Fantasy IV avevano ancora un'estetica un po' rudimentale, nulla a togliere a Yoshitaka Amano, che ha fatto comunque un artwork molto carina delle tre, ma di base... prendete come riferimento quelle del 10. Allora, le Magus sono tre. Sono Cindy, Sandy e Mindy. Scartiamo Cindy, che è la coccinella cicciotta. Lei magari ce la teniamo per Ladybug. Scartiamo Mindy, che è la mia preferita, che è la petta piccolina con la faccetta arrabbiata. Lei sarebbe una meravigliosa Vespiquen nel caso in cui dovessi riuscire a catturare combi femmina. Rimane Sandy. Sandy è una mantide religiosa rossa, aggressiva, molto femme fatale. Diciamo che se questo Wurmple dovesse diventare una Beautifly, più o meno Sandy ci sta, perché comunque quest'aria regale, le ali grandi, no? Più o meno ci sta.
Se dovesse diventare Dustox ci sarebbe ancora meglio, perché Sandy comunque ha questi mega occhioni, no, da mantide sul casco, per cui anche in quel caso ci può stare. Il colore è rossiccio, purpureo, quindi su Dustox ci starebbe, per cui sperando che questa signorina diventi un Dustox, anche se pure Beautifly potrebbe starci bene, il nome di questa Wurmple sarà Sandy. E poi speriamo magari di incontrare nel nostro tragitto anche Mindy e Cindy, che sono le altre due Magus Sisters, le sorelle Magus. Allora Sandy, ci mettiamo un ombrellino. Piccola Sandy, lei vorrei provare almeno a farla evolvere per vedere poi che cosa mi aspetta. Poi magari decido in base a ciò che diventa. Ma non sono sicura al 100% di volerla allenare. Vediamo la natura. Ciao Sandy, è gentile. Non mi ricordo che cosa fa la natura gentile. Sto allenando Sandy e a parte che mi è venuto da piangere, scusami Sandy, non me ne volere, ma in questo percorso si trovavano anche Shinx e Badiou. Ho trovato letteralmente il Pokémon che volevo meno. Vabbè Sandy, io ti voglio bene lo stesso, ok? Qui mandiamo Setzer, lo sterminatore di Badiou. Badiou mi sarebbe stato veramente comodo per la prossima palestra, perché è una palestra roccia. Ci sarà da sudare col party che ho. Probabilmente mi dovrò appoggiare a Chimchar e alla sua evoluzione, che diventa subito parte lotta, se non mi ricordo male. Sandy scappa, arriviamo al 5, dopodiché ci salutiamo ragazzi e ci rivediamo, immagino, per l'evoluzione di Sandy. Così scopriremo subito il suo destino. Sandy sale al 5, impara Veleno Spina, che ci piace tantissimo. Signori, ci siamo. Ci è voluto anche meno del previsto, devo dire, grazie ai Badiou, che sono un'ottima, diciamo, ottimo mangime per la cara Sandy. Vediamo in che cosa ha voglia di evolversi Sandy. Se diventerà un Cascoon o un Silcoon. Non conosco gli sprite di questo gioco, per cui non ho idea di che cosa sia quello. Ed è un Silcoon, per cui avremo Beautifly. Beautifly non lo so quanto potrebbe effettivamente essere utile, però Silcoon potrei portarmelo dietro effettivamente, anche perché se non mi sbaglio Beautifly impara assorbimento, no? Forse non è così male come opzione, forse per ora la tengo in squadra Sandy. Il volante ce l'ho già, il coleottero no, chi lo sa. Però è carina Beautifly, penso di non averla mai avuta, no. Perché in una scorsa Nuzlocke sono abbastanza sicura di aver avuto un Dustox, ma non ricordo di aver mai giocato con Beautifly, per cui per ora si può anche tenere, per ora si può anche tenere. Leviathan, insomma, si aspetta, adesso vedremo, comunque farò sessione di allenamento un po' per tutti. E ora, miei cari, siamo pronti a proseguire, andiamo in questa direzione, dove non c'è più nessuno a bloccarci, percorso 203 Ceprinzi. Perché prima di parlare non aspetto? Hey Jul, non dirmi che ora sei più forte! Io? C'è bisogno di chiedere? Certo che sono più forte! Dai, te lo voglio dimostrare! Oh, mamma mia, per fortuna che sono andata a curare i Pokémon! Rivincita contro Prinzi! Non sapevo che ci sarebbe stata così presto. Starly? E io parto con Sandy? Sandy, diciamo che non siamo ancora pronte ad affrontare uno Starly? Scappiamo, va là! Scappiamo e mandiamo Gau! Dai, vieni Gau! Guardalo, il maledetto che è partito subito all'attacco. Strinalo, Gau! Sì, sei veloce, lo sappiamo. Vai, Gau! Bravo! Non essere impudente, non è finita qua! Ma va, va! Toh, brucia! Polletto arrosto stasera! Roast beef di polletto tonight! Vediamo chi è il prossimo. Beh, ovviamente Piplup. Piplup, l'ha già imparata, beccata? Secondo me sì. Maledetto che si è beccata. No, però mi sembra un po' presto per beccata, o sbaglio? Io proverei con Sandy, quasi quasi. Sandy, proviamo a spargere un po' di odio verso questo Piplup. Proviamo ad avvelenarlo. Vai, Sandy. Allora, veleno spina. Avveleniamolo, Sandy. Forza, Sandy. Ci mettiamo 200 anni a fare così, ma io mi sono fissata. Voglio provare a usare... Dai, Sandy, avvelenalo! Sandy, avvelenalo! Botta ci toglie un po' troppo, Se mi critta, so cavoli. Niente, scappo. Fugone e Setzer. Setzer. Un colpo lo dovremmo tenere. Botta. Attacco d'ala. Stab.
Andiamo, Setzer. Vabbè, i rapid artigli non dovrebbero servire. Piplup non è il Pokémon più veloce del pianeta. Comunque, a volte lo chiamo Piplup, a volte lo chiamo Piplup. Non so perché. Vabbè. I PS del mio Pokémon stanno calando. Ci si mette male. Si mette male per te, caro mio. Olè, vittoria! Ciao, Piplup. Impara ad essere un vero uccello come il nostro Setzer. E finalmente mi sono presa la rivincita su Prinzi. Oh, come sto bene. Cos'è successo? Ho perso? Sì che hai perso, caro mio. Wow! Vuoi dire che ho perso? Beh, le cose cambieranno. Questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più in gamba del mondo. Lo sai che ce la farò. Prima di tutto dovrò mettermi alla prova nella palestra di Mineropoli. Mi allenerò per questa sfida, vedrai. Ciao, Prinzu. E niente, proviamo con questa benedetta cattura, è un nuovo percorso, no? Sì, 203, nuovo percorso, nuova cattura. Speriamo bene, è notte, quindi non so se possono esserci dei Pokémon speciali. Abra! Perché Abra? Questa Nuzlocke è proprio un trolling in the deep costante. Ah, niente ragazzi! RNG, Pokéball, vai! Catturiamo Abra! Please, sarebbe un grandissimo colpo. Ecco, ciao. Fine della cattura. Ciao Abra. E siamo già a due catture perse. Che bello, che bella la vita. Che bello. Evviva. Mi mancava proprio questa sensazione di sfiga veramente virale dentro il mio corpo. Siamo già a due catture perse. Io non ci credo. E mi sono giocata a Shinx, secondo me. Mi sono giocata a Shinx. Dai, Sandy. Sandy, guarda, mi affido a te. Dimostrami che vali. Sono i Pokémon a darmi la carica. Forza, andiamo. Cricketu, Zubat. Zubat, no. Dai, Sandy. Se non mi ricordo male, Beautifly la imparava qualche mossa erba. Quindi forse ci salviamo per la palestra. Cricketu, uno dei Pokémon con il verso più bello. Mai quanto la sua evoluzione. Cricketu ne è. È il dio dei versi Pokémon. Ve lo ricordate, no? Il verso di Cricket. Bellissimo. Quando lo sentirò, e spero di sentirlo, insomma, siamo su Platino, impazzirò. Avvelena qualcosa, Sandy. Ma perché non avveleni, Sandy? È il tuo lavoro, avvelena tutte le volte che mi colpiscono a me con veleno spina. Quando ero piccolina in quel cavolo di Bosco Smeraldo, ogni singolo Weedle che passava mi avvelenava. Oh, grazie. Oh... Avveleniamolo. E adesso rafforziamoci. La Predict. Ragazzi, la Predict. Rafforzatore su pazienza. Giocatrice da competitivo. 100 e lo. Ci aveva l'abilità che gli annulla. Odio questo gioco. Odio. Vabbè, dai. Un veleno spina non dovrebbe farmi così male. Avvelenalo di nuovo. Ok, basta. Mi rafforzo. La vinco io, Cricketut, questa guerra. La vinco io. Cosa abbiamo? La difesa tipo più 5? Vai, Sandy! Yes! Critico grande, Sandy! Aggressiva, così ti voglio. Mi piace già, Sandy, mi sto già innamorando. Sento già una fidata compagna femmina. Brava, Sandy. Zubat. Contro Zubat, Sandy, non mi fido mica. Contro Zubat, mandiamo Setzer. Brava, Sandy. Andiamo di attacco. Dala! Olè! Pulito, steccato proprio di cattiveria. Andiamo avanti. Cosa c'è qua? Pokéball. Beh, quella che mi ha fatto sprecare l'abra di prima. Che gioia, che bello. Allora, qui c'è un altro allenatore. Io non ho voglia di tornare indietro a curarmi. Uso una pozione su Sandy. Dai, Sandy, eh. Tra l'altro lei dovrebbe evolversi al 10, se non erro, no? Si evolvono subito i coleotteri, quelli di inizio percorso. Weedle e Caterpie, sono sicura. Non mi separo mai dal mio Shinx, siamo molto uniti. Non mi parla di Shinx. La ferita è ancora aperta, caro Mimo. Allora, Shinx. Veleno spina. Mi sguardo, non mi piace. Rafforziamoci. E ora veleno. Veleno Sandy. Sì, Sandy, tu non ce l'hai, muta. Stupido Simba. Ok, però se mi critta mi fa...
Vai Sandy, boom. Gran partita Sandy, carichissima sta Sandy, oh. Ciao Mimo. Ok, siamo all'8. Io ragazzi mi sa che mi fermo e faccio gli ultimi due livelli. Vediamo se c'è qualche altro allenatore. Proviamo a battere anche lui con Sandy, dai. Sandy Streak, andiamo, andiamo, andiamo. Prima di sfidare il capo palestra mi eserciterò con te, che è anche quello che sto facendo io. Visto che ho come la sensazione che non arriverò da... Si chiama Pedro, il capo palestra di Mineropoli. Non ci arriverò con un Pokémon adatto a sfidarlo. Allora, rafforziamoci. Ma tutti con sto fulmisguardo? Colpo basso, guarda, puoi andare avanti finché ti pare. Ma la violenza di questo stalling, ragazzi, ne vogliamo parlare? Grande Sandy, la regina dello stall. La regina assoluta dello stall. Non credevo che un Pokémon coleottero fosse in grado di stallare in maniera così efficace. Ci manca un livello solo. Ciao Julio. Arrivederci Julio. Hasta la vista Julio. Impara a giocare. Grande Sandy. Sì, lo so, scusatemi. Non si prendono in giro. Non si prendono in giro gli altri allenatori, ma... Vi giuro, Pokémon mi fa tornare bambina. È un incantesimo molto particolare, devo dire. È molto interessante. Sfidiamo anche questa pupetta. Questa pupetta ha già la medaglia, quindi mi preoccupa. Oh, Setzer all'11. Ci piace un sacco. E abbiamo battuto Simona. E adesso direi che facciamo evolvere la cara Sandy. Se l'è meritato, eh. Ultimo scontro prima dell'evoluzione di Sandy. Abbiamo un Bidoof da buttare giù. Vai Setzer. Abbiamo poca vita, ma ce la possiamo fare. Attacco d'ala. E stendiamolo con un attacco rapido. E ora vediamo la bellissima evoluzione di Sandy, e soprattutto spero nuove mosse, nuove cose. Eccola qui la nostra Sandy. Mamma mia, in un video solo, pim pum pam, doppia evoluzione, il magico mondo dei coleotteri. Cosa? Sandy si sta evolvendo. Ed eccola qui la nostra bella farfallina. Devo dire che a livello di percentuale a me è capitato molte più volte di trovare Dustox di Beautifly. Non so perché, ma Beautifly mi pare un pochino più raro. E sono molto contenta di averla in squadra perché è tanto carina. Il nasino succhiaprede, sì, mi ricorda decisamente la Sandy di Final Fantasy X, è veramente aggressivina. E niente, abbiamo Beautifly che sta cercando di imparare assorbimento. Sì, Sandy, sì. Assorbimento sì che ci serve contro i tipi roccia, che è vero che ti fanno un male assurdo, però... rafforzatore o mille bave? Cosa mi serve di più? Rafforzatore per stallare, sapete, io levo mille bave. Poi chiaramente prima o poi andrà via anche rafforzatore. E impariamo assorbimento, che ci piace Sandy, sono molto contenta. Oh, che bella la mia Sandy. Vediamola. Molto carina, molto delicata. 23 di attacco speciale, pronto chi parla Sandy. Ci piace, ci piace, ci piace. 13 di difesa un po' meno, ma ce la possiamo giocare, ce la possiamo giocare Sandy. Ottima cosa, ottima cosa. Carissimi, mancano in teoria 3-4 minuti alla fine del video, cioè all'arrivo dei 25 minuti. Questa parte la terrò leggermente più lunga perché voglio interromperla arrivando a Mineropoli, per cui facciamo il varco Mineropoli, dove veniamo subito fermati. Quel Pokécro è nuovo di zecca, è molto strano per un viaggiatore. Non hai ancora molta esperienza come allenatore, vero? Ma non importa, l'importante è che anche tu ami i Pokémon. Ti voglio fare un regalo, eccoti una macchina nascosta, che sarebbe la MN6. Questa macchina nascosta soprattutto. In breve MN contiene Spaccaroccia, un Pokémon che impara questa mossa può frantumare dei massi. Ciò è possibile solo se l'allenatore ha la medaglia della maestra, della palestra, della maestra di Mineropoli, non della palestra di Mineropoli. Se non hai quella medaglia non si può fare usare al Pokémon la mossa MN Spaccaroccia al di fuori della lotta, per cui per ora Spaccaroccia prende la polvere. Tra l'altro abbiamo una cattura in questo tunnel, se non erro, ed eccola qui. E si tratta, ma che grande sorpresa, di Zubat. Zubat non lo allenerò. Ho già avuto uno Zubat e non mi va di ripetere i Pokémon già tirati su per altre let's play. Allora, Sandy, tu non sei esattamente il Pokémon più indicato per indebolire Zubat, però cavolo quanti danni gli hai fatto con azione. Tanti, eh? Allora, gli tiriamo una veleno spinella leggera, dovrebbe fare veramente pochi danni, forse un po' troppo, pochi. Sì, però almeno lo mandiamo a vita gialla e tiriamo la nostra sfera, così ci leviamo Zubat dai possibili Pokémon catturabili e archiviamo la cattura per questo posto.
Resta dentro, resta dentro, maledetto. Dai, Zubat, resta dentro. Su. Non mi va di sprecare tante sfere. Bravo, bravo. E abbiamo preso Zubat, un'altra femminuccia. Questa è una wedlock, anzi... Questa è una parte tutta dedicata alle femminucce, miei cari. I dati di Zubat sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon Pipistrello rileva la sua posizione e sonda l'area circostante con le onde ultrasoniche che emette dalla bocca. Soprannome per Zubat? Ma certo che sì. Per Zubat avevo già pensato all'ovvio ma sempre calzante soprannome Vincent, visto che quale personaggio di Final Fantasy ricorda un cavolo di vampiro più di Vincent? Essendo una femmina, si fa il ragionamento dell'amore, per cui la chiamerò Lucrezia, che altro non è che la compagna, la fidanzata di Vincent, fidanzata che poverina non ha fatto esattamente una bellissima fine, anzi ha avuto una vita piuttosto schifosa, un destino piuttosto infausto, ma noi le rendiamo onore chiamando così questo carissimo Zubat, Lucrezia. No, aspettate, Lucrezia, mi sa che quella di Vincent si scrive con la C, eh? Confermo, la cara Lucretia Crescent si scrive con CA, perché devo stare attenta perché in un gioco che porto anche sul canale, che è Dragaglia Lost, c'è un personaggio che invece si chiama Lucrezia con il TIA e invece questa è Lucretia con il CIA, per cui Lucrezia, io la chiamo Lucrezia, eh? Ok, abbiamo fatto il nostro incontro, procediamo perché devo concludere questa parte. Abbiamo Beautifly, abbiamo Sandy al primo posto. Lei in teoria qui, se mi sparano contro dei Grand Geodude, se la dovrebbe cavare. Comunque direi che vi stagliuzzo e arriviamo direttamente alla fine del tunnel. Ok, Bidoof contro Sandy. Sandy, è il momento di testare le nostre capacità di Super Stoller anche in forma farfallesca. Rafforziamoci, rafforziamoci. Veleno spina, avveleniamolo al primo colpo. E adesso nuovo step della stall strategy di Sandy. Assorbiamogli tutta la vita che ha in corpo. Distruggiamolo. Malediciamolo. A parte che è partito un critico che mi ha fatto volare le coronarie in cielo, ce l'abbiamo fatta, grande Sandy. Grande Sandy. Tu mi sarai utile secondo me contro Pedro. Lo dico e lo ripeto. E battuta questa signorina, speriamo di non beccare più incontri. Ole. Ci siamo, ragazzi, siamo a Mineropoli. Io salvo proprio qui prima che quel signorotto lì sotto provi a importunarmi, perché ho come la sensazione che lo farà, e vi do appuntamento alla prossima parte di Nuzlocke Challenge. Ragazzi, ci sarà la prima sfida per la prima medaglia di questa run, tipo roccia. Per ora non sono messa per niente bene, li ho tutti deboli alla roccia i main, a parte Magikarp che sa solo azione splash. È un disastro assoluto, ma sento che con un po' di allenamento e un pizzico di fortuna, e Beautifly è stato un pizzico di fortuna, quell'assorbimento potrebbe salvarmi le chiappette, potrei riuscirci senza perdere metà della squadra. Da Giulle è tutto, come al solito nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, consigli, domande. Io segnalerò sempre con il cuoricino i commenti che leggerò e cercherò di rispondere ai più di voi. Detto questo, buona settimana, buona giornata a tutti e ci vediamo presto. Ciao!